21 febbraio 2020, noi eravamo qui, io e Leonardo Buratto, eravamo qui per raccontare un po' come funzionano le scuole, che qui sono scuole d'eccellenza. Avevamo raccontato la scuola nel bosco, avevamo raccontato la scuola senza libri, e subito dopo è arrivata la notizia della morte di Adriano Trevisan. Da lì poi è cambiato tutto per tutti noi, è cambiato tutto nel mondo. Oggi è il 21 febbraio del 2022, abbiamo ancora queste. I bambini alle nostre spalle giocano ancora, fortunatamente, ma lo fanno con le mascherine. Da qui è cominciato tutto. Febbraio di 2 anni fa è venuto quella cosa lì, il Covid. Sì. Il COVID. E mi ricordo come se fosse ieri, perché praticamente ero in palestra e mia mamma è venuta a prendermi dicendo che a tutte le mamme lì che era venuto il Covid qua, sentendo il telegiornale. A casa eravamo tipo tutti preoccupati, ovviamente. E allora dopo mia zia è stata a contatto con il primo morto di Covid, quindi siamo stati in quarantena. E non potevamo uscire, mi sono sentita male, molto male. E a scuola che cosa è successo? A scuola abbiamo chiuso subito, non lo so, al notato ero felice perché non si faceva più scuola, ma dopo un po' mi sono resa conto com'è, cioè è brutto non vedere più nessuno. E intanto sono passati 2 anni? Sì. E che è che mi vuole dire come state adesso? Bene. Ci stiamo un po' abituando, ma meglio che se ne vada sto Covid. Meglio che se ne vada, ma come se voi siete stati bravissimi tutti, voi più piccoli che avete usato le mascherine, il distanziamento. Ah, secondo me più bravi anche dei grandi. Però ci credete se vi dicono che magari tra un po' potremo non metterle più? Bah, non lo so. Non lo so, perché anche mio papà me l'aveva detto che tra un po' si potranno togliere le mascherine anche al chiuso. Io sarei felice, così posso anche rivedere i volti dei miei compagni che di solito non vedo. Due anni fa eravamo proprio qui, ma era il mondo di prima, tutto è cambiato, non avevamo le mascherine, non dovevamo mantenere il distanziamento. Eravamo venuti qui per raccontare le scuole con questo dirigente scolastico, Alfonso D'Ambrosio, molto avanti e che racconta proprio le sue scuole in modo particolare. Avevamo raccontato l'eccellenza di questa zona dei Colli Padovani. Torniamo qui proprio oggi, a 2 anni di distanza, perché la scuola è cambiata tantissimo. Siamo cambiati tutti noi, la scuola è quella che ha più risentito di questa pandemia, i nostri bambini, i nostri ragazzi, e proprio a lui vogliamo chiedere intanto che cosa si ricorda di quei giorni, perché anche noi eravamo arrivati qua per intervistarla, per intervistare i suoi docenti, e non sapevamo che di lì a poco, proprio di lì a poche ore saremmo stati sconvolti, no? Noi stessi, essendo stati qui, io e il mio collega, abbiamo fatto una prima quarantena. Chiara nella mia mente la telefonata del sindaco Giuliano Martini, erano le 6:30 di sera, e mi annuncia il primo positivo da SARS-CoV-2 qui a Bo. Poi in realtà ne sono seguiti altri perché c'è stato un cluster. In realtà i giorni successivi erano, io li ricordo come giornate troppo intense da poter addirittura fermarsi e dire ma cosa sta accadendo. La prima settimana ricordo che andammo nella segreteria della scuola, accendemmo i server perché dovevamo collegarci a distanza con gli alunni, avevamo capito che non potevamo più entrare nell'edificio scolastico. I primi 2 o 3 mesi, accanto alla paura, c'era lo spazio e il tempo, era uno spazio e un tempo pieno di possibilità. Io sono fermamente convinto che quei primi 3 mesi noi avevamo una voglia, un'euforia tale da pensare, sembra paradossale, che il Covid
fosse arrivato per poter migliorare e cambiare la scuola. L'anno scorso, invece, era l'anno della speranza, 14 settembre, l'apertura con Mattarella. A quello spazio di possibilità c'era un tempo per dire adesso proviamo a mettere in pratica. Noi ad esempio abbiamo avviato i patti educativi di comunità, tantissime aule all'aperto, collegamenti con artisti, esperti, una scuola davvero diversa. Arriva il vaccino, proprio in questi mesi, febbraio-marzo, c'era la possibilità di iniziare a vaccinare i primi operatori della scuola, gli insegnanti, gli amministrativi, noi stessi dirigenti scolastici. Questo invece, secondo me, per quanto mi riguarda, ma io credo, penso di parlare anche per molti miei colleghi dirigenti e anche per quanto riguarda gli insegnanti e il personale amministrativo, è un po' l'anno della delusione, perché sinceramente non ci aspettavamo un carico ulteriore sulla scuola. E dobbiamo dire che adesso siamo in una situazione di chiusura, no, della curva della pandemica, della quarta ondata, però davvero fino a un mese fa io dirigente scolastico ero altro, ero una figura di supporto per i genitori, dovevo leggere tra le righe delle norme che sono cambiate e cambiano ancora ogni giorno, diventare anche un medico, perché è così, insomma. E quindi la domanda è, ma com'è stato possibile, cioè com'è possibile aver, e lo dico con un tono non di polemica, ma di mestizia, com'è stato possibile ridurre la scuola a un presidio sanitario? Cioè, dove è andato a finire quello spazio di possibilità, quell'invito da parte del presidente Mattarella a dire ricostruiamo una scuola comunità? E quindi forse a distanza di 2 anni i cocci da ricostruire, i cocci, diciamo, rotti dalla pandemia sono prima di tutto quello delle relazioni. Cioè noi non è che dobbiamo giustificare, però dobbiamo ricostruire una scuola a partire dai genitori, a partire dagli insegnanti che sono provatissimi, i nostri insegnanti. Ecco, ma in tutti, perché sono 2 anni, è un tempo veramente lungo, no? E per la scuola è il terzo anno di pandemia in realtà, perché ricordiamo che questi bambini e questi ragazzi sono stati bloccati dovunque fossero in quel febbraio del 2020, che era insomma poco più di metà anno scolastico. Ma che cosa si poteva fare in questo tempo comunque lungo, no? In cui la pandemia ha accompagnato i nostri giorni, in cui si è anche fatta molta battaglia, anche politica mi viene da dire, sulla scuola, per cui resta aperta, no, si chiude, però insomma la sua amarezza si percepisce. Allora, diciamo che la risposta è paradossalmente anche relativamente semplice, cioè la risposta sta nel restituire una vera autonomia alle scuole. Mi spiego. La scuola è una comunità troppo complessa. Pensate che noi, cioè dentro la scuola vive il collaboratore scolastico, vive il dirigente, il genitore, facce, razze, colori di qualsiasi tipo. La scuola di Lozzo Testino è completamente diversa dalla scuola di Napoli o della stessa scuola di Padova. Quindi pensare dall'alto di dare delle regole uguali per tutti e magari la scuola di Lozzo, come è successo a noi, comprensivo di voi, aveva 3 positivi marzo 2021, abbiamo richiuso tutto. Magari la scuola di Napoli ne aveva 120. Ecco, io credo che la riflessione, più che l'errore, la riflessione da fare è innanzitutto dare autonomia contabile, negoziale alle scuole, reali. Ad esempio le mascherine, io dico sempre dateci soldi, sappiamo noi come cosa fare. Nello stesso tempo avere dall'alto norme, fondi che dicono compra, acquista l'aula all'aperto, piuttosto che i monitor, piuttosto che le LIM, non funziona, cioè sappiamo noi quali sono i nostri bisogni, quali sono le nostre opportunità. E quindi ecco, a posteriori, secondo me va ripensata una scuola davvero autonoma.
anche su base regionale, che non significa facciamo quello che vogliamo, ma facciamo il meglio per i nostri alunni, perché noi conosciamo il nostro contesto e il nostro territorio. Questa scuola, no, è stata anche comunque un simbolo a livello nazionale, ricordiamo poi i tamponi, ricordiamo che è diventato un po' un paese, diciamo, tester, no, con i cittadini che sono stati sottoposti a screening, tutti insomma, su base volontaria, ma comunque alla fine tutti. Questa poi è quella scuola dove è arrivato Sergio Mattarella, no? E in qualche modo è come se questo luogo simbolico, proprio perché è una scuola, avesse scandito anche i passi della pandemia. Allora sì, in realtà questa scuola ha scandito anche in alcuni casi i passi, no, della scuola, perché ad esempio ripercorrendo all'indietro sia con atti dirigenziali sia da parte degli enti locali, ad esempio qui si è investito sui sanificatori e se ne è parlato tanto, i sanificatori portatili per il riciclo dell'aria o gli impianti di ventilazione meccanica, si è investito molto sui patti educativi di comunità, noi abbiamo siglato protocolli d'intesa con Acque Venete piuttosto che con gli agriturismi del territorio, abbiamo fatto davvero scuola a Villa Venier, davvero negli agriturismi, davvero abbiamo messo in pratica quello che i primi documenti anche dell'attuale ministro Bianchi, quando era nella task force, dicevano: cerchiamo di far sì che la scuola sia il battito della comunità. Questa è una frase che io ricordo particolarmente. Nello stesso tempo, però, credo che quello che ci ha animato è stato un pensiero forte, cioè il mai più. Cioè non dovrà mai accadere che la scuola di Vaux debba richiudere, ma debba richiudere non solo fisicamente ma anche virtualmente. Ricordiamo che, io ricordo bene il 21 febbraio, il giorno dopo chiudemmo le scuole, iniziamo la didattica a distanza, quando tutti iniziavano a chiudere il 5, 7, 8 marzo, noi vivevamo e dicevamo all'Italia: abbiamo problemi di connessione, arrivarono i tablet dal Ministero dell'Istruzione. Cioè è stato veramente un ripensarsi, ma anche da un punto di vista critico. E quindi ecco, forse abbiamo anticipato nello stesso tempo i tempi. E quindi mi permetto, ecco, solo di dire che, volendo ripensare a quello che accadrà fra un anno, due anni, noi ne abbiamo discusso anche fra di noi, credo che la grande frattura che vivrà la scuola, perché insomma io ne sono convinto purtroppo, sarà la frattura soprattutto con i genitori, gli enti locali, perché a un certo punto dovremo rispondere dei fondi spesi, non spesi in un certo modo, dovremo rispondere anche del tempo mancato, del tempo negato ai nostri studenti. E adesso ne stiamo già rispondendo, pensiamo a tanti studenti, soprattutto della secondaria di primo grado, che rimangono a casa perché sono in una situazione di stress psicologico, l'aumento di episodi di bullismo, i genitori che qui non vogliono parlare di Covid, ma non solo per un discorso vaccino sì, vaccino no, perché non ne possono più. Che cosa vi ricordate della scuola prima? Riuscite a ricordarvi la scuola? Tre parole bellissima, stupenda e molto, molto divertente. Che potevamo stare tutti insieme, tipo anche le quinte con le seconde, le prime. Invece adesso siamo divisi in spazi. E potevamo abbracciarci, parlare tranquillamente, invece adesso è proprio l'incontrario. E a te che cosa manca? Manca vedere i volti dei miei compagni e ritornare normale. Se lei potesse raccontare, no, perché ovviamente il cittadino comune vede i politici che discutono, apriamo, chiudiamo, ma io non sono d'accordo, eccetera, eccetera. Quello che succedeva invece, quello che succede ancora in questi giorni, no? Delle vostre segreterie, perché poi ci sono tutti i genitori di avvisare, ci sono queste le ordinanze che cambiano, ci sono ragazzini magari che arrivano a scuola e in quel momento si scopre che sono positivi. Cioè, tutto questo che cosa ha comportato? Allora, sicuramente ha comportato uno stress da parte della segreteria e del dirigente
e anche degli insegnanti che non ci compete. Cioè noi siamo stati e siamo ancora in una situazione di iperlavoro, iperconnessione, tra l'altro con zero riconoscimenti, perché insomma l'altro giorno io sentivo dei medici che hanno lo straordinario, da noi non c'è questa possibilità, non è disciplinata. E quindi sicuramente, ecco, molti di noi vivono una situazione di burnout, cioè alcuni dicono io non ne posso più, tornerei addirittura indietro. E questa situazione, ripeto, non è positiva, perché in realtà, ecco, io persona di scuola vorrei occuparmi di scuola, vorrei ritornare a interessarmi della valutazione, parlare dei progetti scolastici, ripensare a quelli che sono i talenti che abbiamo nelle scuole, prendere gli alunni che sono dispersi anche dalla DAD, parlare di ambienti di apprendimento, cioè è questo il nostro mondo. In mezzo ci sono stati, no, i famosi banchi a rotelle, le polemiche anche con l'ex ministro, e poi però lei è riuscita a far arrivare qui il Presidente della Repubblica, che fortunatamente per molti è di nuovo il Presidente della Repubblica. Questo che cosa ha significato? Anche a livello morale, immagino. Ma allora, a livello personale significa tanto, perché significa che la strada che noi abbiamo avviato a scuola è quella giusta, e cioè la strada di una scuola comunità. Io lo sottolineo più volte, cioè qui nella nostra scuola non c'è l'io, non c'è l'Alfonso D'Ambrosio, non c'è la maestra Paola, la maestra Anna, siamo noi. Il Presidente della Repubblica ha scelto Vo, ma ha scelto Vo non solo come simbolo della prima zona rossa, ma anche come simbolo per una scuola, la prima scuola che ha chiuso ben prima di Codogno, ma anche per la scuola che ha saputo più degli altri rialzarsi. E quindi insomma è una grande soddisfazione, anche a volte nei momenti bui, perché ci sono stati momenti bui a livello personale, momenti bui perché a un certo punto uno a mezzanotte non ce la faceva, no? E arrivavi a mezzanotte l'una e dire ma quando finisce questa giornata? E quindi ecco, io quando penso al Presidente Mattarella, io ricordo ancora quando venne qui, è stato il primo a fermarsi, si fermò a parlare con me e disse grazie per quello che avete fatto, come state. E, ecco, questa vicinanza è molto, molto importante. A volte, ripeto, basta anche solo dire un grazie. Ma anche quel come state, no, che vale anche oggi, che è passato quasi un altro anno, lei crede che sarebbe auspicabile? Lei ha parlato giustamente di patti, no? Ma si parla adesso di questo bonus psicologo che sembra un po' quasi un contentino, no? Invece c'è da prendere in mano una generazione, dai bambini più piccoli, noi prima li abbiamo sentiti, non ci credono che potranno prima o poi togliersi la mascherina, perché per loro il tempo della scuola, per loro 2 anni sono veramente come 20. Beh sì, allora pensiamo al fatto che un bambino dell'infanzia, uno dei grandi dell'infanzia, che oggi ha 5-6 anni, lui non ha mai visto la scuola dell'infanzia prima del Covid, comunque non ne ha memoria, perché a 3 anni ha chiuso la scuola, lui ricorda poco, lui ricorda la scuola fatta di mascherine. I bambini la prima cosa che ricordano è il fatto di non poter più mescolarsi tra di loro, appunto tra le quarte con le quinte. E 2 anni per loro, a 10 anni, è il 20% della nostra vita. E credo che bisogna agire su 2 piani. Uno è il piano, se vogliamo, educativo. Siamo più o meno tutti d'accordo sul fatto che la didattica a distanza ha funzionato, ma non è come la didattica in presenza, e quindi bisogna recuperare qualcosa, questo è ok. Ma nello stesso tempo l'altro piano importante è ricostruire fiducia, valori di una generazione che, mi permetto, ma è completamente sconnessa dal nostro modo di vivere. Cioè noi adulti, io credo che la pandemia ci ha detto esattamente questo, cioè noi adulti ci siamo ritrovati a volte a discutere sui social piuttosto che a litigare per il politico di turno, mentre i ragazzi erano lì nelle loro camerette a parlare attraverso le canzoni, no? Vediamo anche le canzoni che vanno su YouTube, che hanno un loro linguaggio completamente diverso dal nostro. E credo che forse la grande separazione è qui, è il grande salto generazionale. Cioè, io credo
che probabilmente noi non stiamo capendo i nostri studenti, non stiamo capendo appieno il loro grido di dolore, che non è semplicemente do 1000 euro per pagare lo psicologo. E quello che per noi può sembrare anche un pensiero giusto, no? Ad esempio stop alla pandemia, per noi è importante parlare di vaccini, invece per loro forse è più importante ritornare ad abbracciarsi, cioè sono due piani completamente diversi e questo spiega anche il paradosso sul fatto che noi pensiamo alla scuola, io lo dicevo un anno fa, insomma anche alla ex ministra, cioè non dobbiamo pensare alla scuola aperta o alla scuola chiusa, ma dobbiamo pensare a quale scuola vogliamo, cioè cosa significa essere scuola? Sono domande importanti e non è questione di soldi, non è questione di arredo colorato, di banco con rotella. Partiamo ovviamente da due anni fa, 21 febbraio 2020, esattamente due anni fa. Lei che cosa si ricorda? Mi ricordo la telefonata che è arrivato il direttore generale che mi avvisava che c'era un caso di Covid con due persone ricoverate e che un medico appunto all'ospedale aveva ricostruito la possibilità che potesse esserci il Covid a O. E da lì è nato tutto. Quindi ho dovuto chiudere i locali, ed è iniziato tutto da quella sera, da quella notte, insomma, dopo due giorni è stata la chiusura totale nel centro di Vo, il lockdown totale per il nostro paese. Tra l'altro lì sono iniziate anche le ipotesi, no? Come faceva il Covid, come aveva fatto ad arrivare qui a Vo, poi le ipotesi si sono sprecate. Sì, sono sprecate, ma tant'è che poi alla fine c'è stata una correlazione tra una coppia di cinesi che poi sono andati anche a Roma e che sono stati qua nel Veneto, sembra che l'unica pista ragionevole sia questa. La prima vittima, anche su di lui, si è fatta un po' di, non dico fantascienza, insomma, perché poi noi dobbiamo sempre ricordarci che dietro a questi numeri che poi sono cresciuti esponenzialmente, ci sono le persone, non sono numeri. Vabbè, noi li ricordiamo, le persone che sono mancate, che conoscevo molto bene, le quali insomma è stata veramente una sofferenza grande anche per me, insomma, ricordarli li ricordo sempre. Certo non mi sarei mai aspettato che il Covid-19 fosse stato, diciamo, isolato tra i primi posti in Italia, a volte soprattutto il primo morto sarebbe stato proprio di voi. E quindi questa è stata veramente una freccia che è arrivata direttamente senza aspettarcelo, un cecchino che ci ha colpiti senza che fossimo avvisati prima di sapere cosa e perché. Anche perché, raccontiamolo a chi non lo sapesse, no? Vo, quanti abitanti fa e la dimensione anche, diciamo, territoriale? Sì, fa 3.200 abitanti ed è un paese sui collinari, quindi c'è una densità abitativa molto bassa, perché abbiamo solamente vigneti, più che altro vigneti, un artigianato, viviamo di agricoltura, soprattutto di viticoltura, ricordiamo che Vo produce da solo il 50% di vini DOC di tutti i collinari, quindi è una grossa realtà, e poi abbiamo dell'ottimo artigianato, insomma, che è specializzato soprattutto in apparecchiature e attrezzature che riguardano il mondo agricolo. Allora, 21 febbraio 2020, momenti di concitazione, momenti anche in cui un po' si navigava a vista, no? La chiusura di Vo, che cosa è successo qui? Perché poi non si poteva né entrare né uscire, se non insomma ovviamente per... Abbiamo dovuto solamente riorganizzare tutto il sistema distributivo di tutto quello che serviva, quindi dai medicinali, e faccio un esempio per la farmacia, che per i primi 5 giorni doveva andare al posto di blocco, quello che era lì vicino al confine con Carbonara, che era diciamo controllato dall'arma dei carabinieri, che ha fatto un ottimo servizio, non metterò mai di ringraziare i carabinieri per quanto si sono prodigati per il nostro territorio. E ai giornali, alle derrate alimentari, a chi doveva andare a fare una visita. Ricordo che siamo stati per 5 giorni, 6 giorni senza medici di base, quindi abbiamo dovuto affrontare nella nostra piccola realtà tutte le problematiche legate all'assenza di medici di base.
medici che poi sono stati sostituiti di 3 volontari che fortunatamente sono arrivati su ordine del presidente Crisarà dell'Ordine dei Medici di Padova, che fortunatamente ha mandato giù 3 professionisti che hanno risolto il problema, ma quei giorni noi ci siamo dovuti arrangiare, a riprogrammare e riprogettare tutto. Un altro problema particolare era che le aziende vitivinicole avevano bisogno di materiale per trattare i vini, come si fa, quindi materiale che serve in cantina per pulire i vini, per fare i trattamenti che vanno fatti, che sono soprattutto prodotti di pulizia, quindi servono proprio per fare quel lavoro che serve, ed eravamo in difficoltà. Qui è intervenuto fortunatamente anche il presidente del consorzio di DOC, che è Marco Calaon, che ci ha aiutato a coordinare l'attività con i produttori, oltre all'assessore, che chiaramente l'assessore ed è stato un lavoro di squadra tra attività produttive, amministrazione, logicamente tutti i miei consiglieri e assessori che mi sono stati vicini per 2 settimane praticamente in comune, in municipio, a coordinare tutto con centinaia di telefonate al giorno. Ecco, noi abbiamo ancora in mente, no, quelle immagini, quelle del checkpoint, da lì non si poteva passare, non si poteva uscire, non si poteva entrare, in qualche modo, no? Però chi stava fuori era quasi sollevato dal fatto che questa zona fosse circoscritta. In realtà non sapevamo che quello era solo l'inizio. Voi la sentivate un po', insomma, questa pressione, questo fatto che, insomma, voi state lì, che così da noi non arriverà? Sentivamo molto la responsabilità e anche l'attenzione dei media, che poi è stata enorme, ma abbiamo capito, e ho capito da subito, che l'unica cosa era darsi da fare. Quando l'Università di Padova mi ha chiamato, il professor Crisanti mi ha chiamato per dare inizio assieme al direttore generale dell'US, per dare inizio ai primi tamponi che poi il presidente della regione del Maranto ha fortemente voluto, quindi ringraziamo anche il presidente Luca Zaia per quanto ha voluto fare, finanziando poi di fatto questa iniziativa. Diciamo che lì ci siamo messi in gioco e la cittadinanza ha risposto alla grande, perché, come si ricorda bene, quasi il 90% dei cittadini sono venuti a farsi il tampone, ma anche il prelievo sierologico per verificare il titolo anticorpale, per fare quel primo lavoro importante che poi è stato pubblicato su Nature, che ha praticamente il risultato del quale è che si è visto che più del 40% delle persone positive, che sono state positive al Covid, erano asintomatiche o pauci sintomatiche, vuol dire che era molto facile che il Covid scappasse, sfuggisse a un controllo se non fatto sulla popolazione generale. Poi è diventato famoso a livello mondiale, direi, per questo non c'è anche l'amarezza, perché poi nei mesi successivi, e parliamo dal vaccino in poi, è stato detto che qui comunque ci si vaccinava poco. La realtà è una sola, è già stata finita sui giornali, quindi non voglio ripetere quello che è successo, ma se andiamo indietro sappiamo bene cosa è successo e non è certo colpa dei cittadini di Vo. Ma dirò di più: nonostante Vo sia il penultimo posto, ancora in provincia di Padova, nell'ultima ondata Omicron io ho fatto un controllo con altri comuni e ho visto che Vo, a parità di abitanti, aveva meno della metà dei numeri di contagiati. Cosa vuol dire? Che a Vo, nonostante ci siano pochi vaccinati, abbiamo un numero ancora molto basso di contagiati, perché abbiamo imparato prima e meglio di altri a mantenere e a rispettare il regolamento del distanziamento. Questo è sotto gli occhi di tutti. Vi ricordate quando è arrivato il Presidente della Repubblica? Sì, era tutto pieno, un palco lì in mezzo. Io ero uno tra quelli che dovevo andare a vedere. Anche io. Perché mi era stato aspetta, scelto. Sentiamo anche lui. C'erano dei cantanti, c'era tanta gente. Sì, gente. Perché sapete che lui è tanto famoso. Sì, sì. Sì. E lo sapete che è ancora lui il Presidente, sì, anche se insomma è un po' vecchiettino. Sì. Ma quindi siete contenti che ci sia ancora lui? Sì, 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 sì. È bravo. Sì, va bene, dai. Allora torniamo a intervistarvi quando non avrete più le mascherine, va bene? Così possiamo vedere i vostri bei sorrisi, va bene? Ok.